Salve, buongiorno, buongiorno amiche e amici del canale. Questo è un video decisamente insolito rispetto ai video che faccio in genere. È un videovlog in esterna. Mi trovo, e poi ve lo farò vedere, mi trovo seduta lungo l'argine di un fiume che scorre vicino a casa. Il fiume è il Bisenzio. Perché oggi vi porto qui? Perché a questo fiume è legata una storia, no? Sapete, le storie, ci sono storie che riguardano noi, riguardano la nostra vita. E questa piccola storia, che è la mia storia, legata al discorso anche della pandemia, credo che sia una storia che è legata a tutti noi. Questo fiume è stato importantissimo per me, è stata una rinascita quasi, perché durante il lockdown, anzi, quando c'è stato i primi allentamenti del lockdown, ovvero maggio-giugno, in cui abbiamo avuto la possibilità di uscire, io sono corsa qui perché ce l'ho proprio dietro casa. Ed è stata una scoperta. Io venivo la mattina qui prestissimo, verso le 6:30, un quarto alle 7. E nel silenzio assoluto io ho riscoperto la vita, ho riscoperto la natura. Per me è stato un momento di grande gioia. A questo fiume devo tanto. Io sento di avere una grandissima gratitudine per questo fiume, che, come si dice, questo fiume può essere piume, può essere fero. Perché adesso è completamente in secca, però d'inverno, in autunno, diciamo più che altro, quando comincia a piovere, questo fiume si riempie, ci sono spesso delle piene e fa paura. C'è stato anche anni fa, insomma, un'alluvione. E quindi è un fiume che a volte fa molta paura. Quindi, diciamo che è un fiume che sa regalare delle gioie e sa regalare anche tante preoccupazioni. Non era ovviamente la prima volta che io facevo delle lunghissime camminate, perché a me piace camminare, lunghissime camminate lungo l'argine di questo fiume, perché io fino a qualche anno fa avevo una cagnolina, Camilla, e quindi venivo qui, la portavo qui a fare delle camminate, a farla un po' sfogare, diciamo. Però sapete una cosa? Che io non. Cioè, ci sono quelle cose che uno dà per scontato, e che scontato purtroppo abbiamo capito che di scontato non c'è niente nella vita. E quindi quando a maggio-giugno abbiamo potuto uscire di casa e sono venuta qua, io ho trovato questo fiume con la sua esplosione di papaveri, che poi vi metterò delle foto che ho fatto in quel periodo. E ci credete che io era come se quei papaveri li avessi visti per la prima volta? Io non me ne ero mai accorta, voi direte. Che discorsi sono? Eppure è così. Non li avevo, certo li avevo visti, ma non li avevo mai così tanto apprezzati. E qui abbiamo le campane. Ora riprenderò non appena finiranno. Ecco, le campane hanno finito, perché sono proprio sotto il campanile, ovviamente. E cosa stavo dicendo? Non lo so. Ah, forse parlavo dei papaveri. Io certo li avevo visti, ma non li avevo mai notati. E quindi io ho apprezzato, ho riscoperto la natura. Venivo qua e ve lo dico francamente, ci sono stati dei giorni in cui venivo e camminavo lungo questo fiume e piangevo, perché insomma la preoccupazione, l'ansia, lo stress, la paura,
erano tanti come per ciascuno di noi, quindi ecco, venire qua non c'era nessuno. Io potevo lasciarmi andare anche alle mie fragilità, no? Senza che nessuno sentisse, nessuno vedesse. E però mi sentivo accolta da questo fiume, mi sentivo accolta, mi sentivo protetta, perché arrivavo qua, c'era quest'acqua che scorreva e questa natura che continuava ad esistere, anzi era così, così potente, così florida. Era come se mi dicesse: non ti preoccupare, perché la vita non è finita, la vita continua, la vita sta continuando e quindi continuerà anche per te, anche per tutti. E io sono grata a questo fiume perché mi ha regalato la possibilità di poter respirare, di poter camminare anche senza mascherina, perché qui non c'è nessuno, a parte qualche airone e le anatre, bellissimo. E la mattina presto non c'era davvero nessuno e mi ha dato la possibilità di potermi muovere, di camminare, ma soprattutto di riscoprire il mondo, di riscoprire la vita, di riscoprire la natura. Era come riempirsi di gioia, veramente. Non so come spiegarlo. Penso che molti di voi capiranno quello che sto dicendo, perché sicuramente l'avranno vissuto, no? Perché sono quei momenti in cui ci è stato tolto tutto, quello che noi davamo per scontato, assolutamente scontato, ci è stato tolto, anche le cose più semplici. E dopo, quando abbiamo avuto la possibilità di cominciare a ritornare piano piano, perché come sapete, insomma, è passato tanto tempo eppure ancora completamente la vita di prima non l'abbiamo ripresa, però non appena abbiamo ripreso, diciamo, un po' a vivere, quelle stesse cose che noi davamo per scontato, diciamo che ci hanno meravigliato, non so se ci hanno meravigliato, ci hanno sorpreso, era come se le vedessimo per la prima volta. E per questo io ringrazio questo fiume, non solo perché mi ha aiutato in un momento così terribile, è stata una risorsa dal punto di vista psicologico, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista anche fisico, perché riuscire a camminare, a farsi dei chilometri qua, insomma, non era cosa da poco in un momento del genere, ma perché mi ha dato la possibilità di capire quello che avevo perso, quello che sembrava perduto, la capacità di entusiasmarsi, la capacità di vedere davvero come io vedevo quei papaveri, come se li vedessi per la prima volta. E li ho guardati con un entusiasmo, con un amore, con una felicità, anche quando c'è stata l'esplosione dei cardi. Con una gioia, con uno stupore come se fossi una bambina. E mi sono ripromessa che non quello stupore, quella capacità di entusiasmarmi per le piccole cose, io mi sono ripromessa che avrei fatto di tutto per non perderla più. E quindi sono grata a questo fiume, sono grata alla natura che ci sta dando tanto e ci ha dato tanto, ci ha dato la possibilità di riprendere i nostri ritmi, di coccolarci, di aiutarci anche in un momento così difficile. Io, come tanti, cioè, ovviamente non avevo il giardino e quindi ho vissuto la pandemia, il lockdown in casa e mi affacciavo alla finestra, c'avevo il muro del vicino, insomma, ecco. E quindi poter tornare qua per me è stato un miracolo e un enorme regalo. Ora io vi farò vedere, perché insomma
Sono venuta qua per camminare, quindi camminerò e vi farò vedere alcuni scorci di questo fiume che sembra un fiume del tutto tranquillo, no? Perché essendo in secca non sembra il fiume che a volte fa decisamente paura. Aspettate, forse se tengo il cellulare con due mani magari sta più fermo. Il fiume che fa decisamente paura. Adesso sembra qualcosa di assolutamente innocuo, però vi assicuro che quando decide di arrabbiarsi e di gonfiarsi fa una grande paura. E quindi viva la natura, viva questo fiume e venite con me e vi faccio fare un po' di strada, facciamo un po' di strada assieme. Ma sapete che tante volte quando sono venuta qua venivo qui e parlavo fra me. Ma non lo so, ci sono anche dei monologhi che io vi ho portato e che mi sono studiata. Camminando facendo questo fiume, oppure camminando telefonavo alle amiche, oppure appunto traevo ispirazione per fare delle cose, poi metterle su YouTube. Facevo veramente, mi sentivo la testa completamente libera per poter pensare alle cose belle. E niente. Vado a camminare, comincio a camminare, altrimenti si fa ora di pranzo, non mi sembra il caso, e poi vi porto con me, vi faccio vedere un po' di questo lungo e bellissimo argine. E poi nel pomeriggio pubblicherò questo video e sarà una cosa insolita arrivare con un video di domenica pomeriggio, però così mi piaceva condividere con voi questa piccola storia di vita che poi è la vita mia, ma è la vita anche di tutti noi, insomma. Via, andiamo a camminare, che presto, di presto si fa tardi, come si dice da queste parti. A tra poco. Ecco, era qualche mese che non tornavo perché d'estate qui è impossibile perché veramente fa troppo caldo e poi appunto ho avuto tanto da lavorare, veramente non avevo un attimo di tempo per me per venire a camminare qua. Di nuovo le campane e sto vedendo che stanno facendo dei lavori. Mi dicono che, il signore appunto mi diceva che stanno facendo appunto un ponte, come si vede qua, per l'attraversamento da una sponda all'altra, bellissima questa cosa, e poi stanno lavorando per creare proprio una vera e propria passeggiata. E questo trovo sia una cosa splendida, splendida davvero. Ecco, insomma, questo è il ponte che dovrebbero fare e che dovrebbe collegare questa riva con l'altra e quindi poi abbreviare il cammino, il tratto per un parco che c'è qui vicino. Quindi veramente un'ottima idea. Mi sono ancora non ho camminato per nulla perché poi ho incontrato una ragazza qui, mi sono messa a chiacchierare e quindi ancora la mia attività fisica di questa domenica mattina per ora è ferma, ma non dispero, vado avanti. Ecco, questo argine voi dovete immaginarvelo poi pieno, ripeto, vi farò vedere le foto, pieno di papaveri, di fiori, altri fiori sul ciclamino che non so come si chiamino, e poi di cardi, cioè in certi momenti c'erano dei tratti in cui non si... prima che... passassero a pulire, cioè non si camminava proprio perché la vegetazione era talmente alta che per i nani come me era impossibile andare avanti. Però qui fanno anche le uova
covano le anatre, quindi insomma lasciano passare il periodo di cova e poi tagliano. Come vedete il fiume è assolutamente in secca, guardate là c'è un bell'airone cinerino che se ne sta sul ciglio dell'argine, il fiume è assolutamente in secca, però vi assicuro che sembra così innocuo, ma quando decide di voler far paura ci riesce benissimo, eh. Ecco, io non so se li potete vedere, ora provo a fare uno zoom, ma c'è un bellissimo airone in cima a questo albero. Prima ce n'era anche un altro cinerino che se n'è volato via. E quest'albero, io non so dirvi perché, ma mi ha sempre affascinato tanto nei giorni in cui venivo qua, gli ho fatto anche diverse foto perché è bellissimo il riflesso nell'acqua che ora chiaramente essendo quasi in secca non si nota molto, però mi piaceva l'effetto che faceva questo albero con il suo riflesso, perché non si capiva bene qual era il sopra e qual era il sotto, quindi ero affascinata da ve l'ho detto, io ho scoperto la natura e anche le più piccole cose mi entusiasmavano come il riflesso di un albero nell'acqua del fiume, insomma. Il nostro airone è sempre là. Non si scompone, eccolo qua, eccolo qua, non si scompone, no. E poi insomma, quando è il momento, capitano anche le anatre con gli anatroccoli, insomma, cose belle da vedere, le quali prima non avevo prestato attenzione. Le zanzare sono meno simpatiche, come quella che mi ha girato intorno adesso, però ecco, diciamo che è bello avere una risorsa così. Ecco, in questo punto io mi ricordo che quando a maggio-giugno del 2020, arrivato a questo punto, io non potevo proprio più proseguire perché l'erba era talmente alta che bisognava procedere col macete, insomma, ecco. E siccome io non avevo il macete, dovevo tornare a casa. E ora invece è tutto libero, ma si può continuare la camminata. E purtroppo devo dire che tutto questo amore per la natura, non tutti, ecco, non è una prerogativa di tutti come potete vedere, perché c'è chi qua lascia qualunque cosa e questo è abbastanza triste, devo dire. Chiaramente poi tagliando l'erba viene fuori di tutto e purtroppo la gente in giro lascia di tutto come se non fosse, se questo non fosse anche casa sua, ecco, diciamo. Come potete vedere qui ne abbiamo per tutti i gusti, se volete arredare il vostro appartamento. E abbiamo anche la macchina della Pantera Rosa, guardate. C'è quest'angolo questa curva, quest'ansa del fiume che mi piace particolarmente.
Ecco qui, come potete vedere, c'è la plage dei piccioni che vengono qui, sembrano stessi a prendere il sole. Non so cosa posso dirvi. Io, per me venire qua, anche se riconosco che non sia il momento migliore dal punto di vista proprio paesaggistico, perché fiume pressoché in secca, perché non c'è chiaramente la vegetazione che ci può essere in primavera, all'inizio dell'estate, l'erba è secca, però a me, non lo so, mette tanta serenità venire qua a camminare, non lo so, mi riconcilia con la vita, e anche se magari ho delle preoccupazioni o qualche cosa, io riesco a dimenticarle. Ecco, mi rasserena. Certo, ci sono sicuramente dei luoghi, dei posti che sono enormemente più belli di questo, voglio dire, sai, poi in Toscana, come altrove, ci sono dei posti meravigliosi, e questo certo non lo possiamo mettere sul podio, ecco, tra i posti più belli, ad esempio, che si possano trovare in Toscana. Però, per me lo è il mio luogo del cuore, perché mi ha coccolata tanto nei momenti difficili che io, come tutti voi, ho passato, e quindi quando vengo qua io mi rassereno, non ho più pensieri. Ecco, comunque vengono stemperati moltissimo. Ecco, questa, vediamo se riesco a farvi vedere la me. Ecco, questa sono me che sto riprendendo, me. Ecco, questo è il fiume, diciamo, all'indietro, tornando indietro. Ripeto, l'unica cosa sì, è il rumore della strada che chiaramente rompe un po' l'incanto, però va bene lo stesso. Allora, io approfitto della bellissima ombra di questo fico, per salutarvi questo percorso. Sono arrivata al termine di questo percorso e quindi sto tornando verso casa. È mezzogiorno passato, mi sa, e a casa non ho niente di pronto e ho anche una discreta fame, quindi non lo so, è una prece per me. Io spero che questo video vi sia piaciuto. È un video vlog molto semplice, come avrete visto, e anche decisamente improvvisato, perché non avevo idea assolutamente di fare un vlog, di fare un video quando sono uscita di casa, ma quando ho messo piede qui sull'argine, beh, sono stata, la mia mente è stata subito affollata dai ricordi, e allora mi sono detta che avevo voglia di condividere con voi questa mia piccola storia, che credo, anzi ne sono certa, è la storia di tanti. E quindi fatemi sapere quali sono i vostri luoghi del cuore, quali sono le sensazioni che avete vissuto, non appena anche voi siete usciti per le prime volte dopo il lockdown, e quali sono stati i vostri luoghi del cuore in quei periodi che sono stati lunghi, è stato molto lungo. E fatemi sapere cos'è che ha rasserenato i vostri cuori. Io vi aspetto sabato prossimo con un racconto con un bel racconto, a me piace moltissimo, che credo si riallacci perfettamente anche un po' ai discorsi e alle riflessioni che ho fatto oggi.
perché si parlerà di antichi sapori, di un modo antico di vivere la vita, i rapporti, la convivialità, l'entusiasmo e la bellezza, delle piccole cose. Quindi credo che si riallacci perfettamente, insomma, alla piccola storia en plein air. Piccolo vlog en plein air di oggi. Grazie, questo veramente è stata una cosa improvvisata. Ora, quando torno a casa e mangerò qualcosa, ma voglio montare questo video per pubblicarlo. E quindi è una cosa abbastanza anomala, perché sapete, io pubblico un video a settimana, perché appunto pubblicare, fare un video con letture e poi montaggio, oppure con dei monologhi, richiede molto tempo, insomma, cosa che io non ho. Però questo videoblog, ecco, mi è scappato, per dirla tutta, mi è scappato, e quindi voglio condividerlo subito con voi per passare insieme un po' questa domenica qua. E quindi niente, grazie a chi avrà voluto vedere questo video fino all'ultimo, o ditemi se, insomma, questa modalità vi piace oppure no. Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto sabato mattina per un nuovo racconto e delle nuove riflessioni e altre storie, appunto. Un bacio a tutti e buon appetito, eh? Ciao, ciao, ciao. Buona domenica.